Salve ragazzi e bentornati in detention. Dobbiamo andare avanti. L'ultima volta abbiamo trovato questa, che è, aspettate, un nastro per stereo 8, quindi dobbiamo tornare indietro e andare a mettere questo qui. Trovato dentro un albero, contiene quattro tracce, su una di esse c'è l'etichetta vietato. Probabilmente i contenuti sono censurati. Allora, io direi di andare da questa parte e passare di qua perché facciamo prima. Adesso non ricordo bene proprio tutte le stanze perfettamente dove si trovano, cioè più o meno sì, però è qualche giorno che non gioco, che non registro. Allora, qui c'era il pianoforte, vediamo. E non c'entra niente. No, ragazzi, ho sbagliato, non c'era il pianoforte. Qui c'è. Aspettate che arriva qualcuno. Aspettate. Aspettate. Oddio. Ok. Ok, ragazzi, non ricordo bene. Io ricordavo che c'era una stanza col pianoforte, ma non ricordavo questa stanza. Vediamo un po'. Le finestre sono ricoperte da talismani protettivi. Ok, tutti i talismani. Non c'è niente di importante sugli scaffali. E qui? Questo armadietto ha l'aria familiare. C'è una chiave all'interno. Prendiamo la chiave. Oggetto ricevuto, chiave del tetto. Qui appunto c'è un telefono, ma devo alzare il ricevitore per comporre il numero, ok? Però noi non abbiamo numeri da mettere per adesso. Per adesso. Quindi. Andiamo. Usciamo. Mi pare che non ci sia nulla. Aspettate. Si è spenta la luce. Ok, qui c'era il pianoforte. Ok. Non abbiamo lo spartito o quello che serve per suonare per ora. Qui c'è il pupazzetto, ma non abbiamo nulla di nuovo per prenderlo. Quindi torniamo indietro. Oppure sono io che non mi ricordavo quella stanza. Andiamo. Andiamo. Possiamo accendere la luce? Ce la facciamo? E se io scappo? Vai qui, vai qui. Ok. Siamo arrivati. Direi di provare a mettere questa qua. Ah, le note, ragazzi. Continua a ripetere le stesse note. Strano, si è bloccato. Non posso più cambiare le tracce. Mi sa che la quarta era quella giusta. Ok, posso prenderlo in teoria? Allora, la mia idea è di andare di qui. Intanto risalvo, che va sempre bene.
Andiamo. E volevo tornare al piano di sotto perché ricordo che c'era una porta chiusa. Magari troviamo qualcosa di utile. No, mannaggia. Scusate. Di qui. Di qui. Andiamo, 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 andiamo. E qui c'è una porta chiusa. Proviamo a usare la chiave? Non serve a niente. No, mannaggia, ragazzi. No. No, sicuramente allora devo impararmi le note. Devo impararmi le note e suonare. Non c'è, credo, altra scelta. Fatemi tornare su un attimo. Qui c'era un'altra porta chiusa. Aspettate, aspettate. Ho, 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 ho. Vai su. Andiamo di qui prima. Non c'è niente. Andiamo di là. Buttata giù. E qui c'è qualcosa. Oggetto ricevuto, film sporco di sangue, e allora sappiamo dove andare. Visto che c'era un proiettore. Non benissimo, ragazzi. Non benissimo. No, no. Allora qui ricontrollo un attimo qua, voglio vedere se c'è qualcosa di nuovo. Ma poi dobbiamo andare al piano di sotto. Qui era chiuso. Se non sbaglio, al piano di sotto. Ah no, era qua. Eccoci arrivati. Allora. Io, ragazzi, non è che sono proprio contenta di andare a vedere. Anche perché questo gioco è veramente inquietante. Andiamo. Pronti? Andiamo. Zero, 25. Uno, due, uno. Allora, questo potrebbe servirci per il telefono? Anche perché altrimenti non mi viene in mente altro. Me lo segno, ragazzi. Prendo carta e penna e segno tutto. Allora. Uno, due, uno. Credo che sia giusto. 0,25, 1, 2, 1. Proviamo. Però probabilmente il pianoforte, me lo devo ascoltare, devo imparare le note. Al limite vi taglio, però voglio fare una prova. Ragazzi, ce l'ho fatta. Da qualche parte nella stanza si sente un suono metallico. Ok. La gabbia è aperta. All'interno c'è un pupazzo. Prendilo, per forza. Oggetto ricevuto, pupazzo incappucciato. Questa mano mi fa pensare che potremmo andare a mettere il pupazzo nel teatro tipo delle marionette che avevamo visto. Una mano delle dita contorte, i pupastrelli sono stati rimossi. Molto bene. Andiamocene via. Ah, via, via, via.
Adesso andiamo al pianoforte. Cioè, non al pianoforte, scusate, oddio. Al telefono. Ragazzi! Non ho fatto in tempo. Vabbè. Dovremmo ripartire comunque. Ho visto che ci salva gli oggetti, quindi c'è problema. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Le urla di angoscia dei più deboli. Quando ti accorgi di non avere alcun potere, scegli di ferire chi è più fragile. Salvare progressi, sì. Vediamo se abbiamo tutto. Sì. Andiamo. Proviamo, proviamo. Allora. No, devo tirare sulla cornetta, scusate. Ok. 0, 2, 5, 1, 2 e 1. Signorina Feng, il paese apprezza il suo aiuto. È rimasto solo il segnale della chiamata. Oddio, sta andando da sola, ragazzi. Fa tutto da sola. Oddio! Il mostro. Mi sa che alla fine questo. Dovremmo scappare e fare qualcosa. E forse anche adesso, non so. Ah. Bene. Vediamo se troviamo qualcosa di nuovo. Si sa mai, non penso però. Qui c'è un po' di spazzatura. Ok. Andiamo dalle marionette. Usciamo. C'è qualcosa qua. In effetti erano due mani, magari questo nell'altra mano. Andiamo via. Da che parte l'aspettate? Di qua. Allora. E intanto salviamo come sempre, ragazzi. Io tutte le volte che passo di qui, salvo. Andiamo, 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 andiamo. Usciamo di qua. E andiamo di qua. Ok, saliamo su e vediamo di mettere sicuramente così, perché altrimenti. Ok. Ah! E c'è una chiave. È caduta una chiave dal corpo della marionetta. E sappiamo dove usarla, esatto, chiave del seminterrato. C'è anche scritto, tra l'altro, quindi non è che ci siano dubbi. Di qua, giusto? E andiamo giù.
La vedo malissimo, ragazzi, la vedo malissimo. Ok. Proviamo. Andiamo come sempre dalla parte opposta per vedere, ma niente. Ok. Wei, grazie per aver fatto questo per me. Non preoccuparti, sono sempre disposto ad aiutarti quando me lo chiedi. Comunque, mi dispiace di averti trascinato fin qui nella mia classe. No, va bene, ora si tengono lezioni individuali. Sarebbe stata una rottura restare lì. Sei sicuro che nessun altro sappia di questi incontri? Certamente, nessuno, te lo assicuro. Solo una cosa, questa lista di libri è piuttosto delicata. Stai attenta quando la adoperi. Sì, certo, grazie per avermelo ricordato. So che leggere questi libri potrebbe rivelarsi un problema. Ma dovrebbe essere un nostro diritto ricercare la conoscenza, giusto? Sì, sono d'accordo. In effetti, credo che anche Miss Wynne avesse detto una cosa del genere tempo fa. Le somigli molto, tutte e due siete coraggiose e avete del talento. Davvero pensi che ci somigliamo? Io comunque non riesco a paragonarmi a lei. È la figlia del preside e la loro famiglia ha una lunga tradizione di studiosi di successo. È vero, ma penso che lei abbia un'alta opinione di te. Mi ricordo che una volta si complimentò di un tuo lavoro. Disse anche: rinforzate le ali, il cielo è l'unico limite. Davvero disse questo? Ehi, avrei una domanda da farti. Ho visto Miss Wynne e il signor Chang parlare a lungo. Per caso sai che tipo di rapporto hanno? Qui c'è qualcosa. Una busta di carta lasciata da Wei. Ok. Sono stato debole, ma una volta mi hai detto che ne ferisce più la penna che la pistola. Posso usare questa semplice lista per distruggere chiunque ostacolerà il mio cammino. Ok. Quindi abbiamo una pistola, molto bene. Possiamo passare di qua. Ah no, aspettate, ho sbagliato. Andiamo di qui. È qui. Non c'è nient'altro qua in fondo, vero? O sì, forse sì. Andiamo qua intanto. Molto inquietante questa cosa. Miss Wynn, cosa ci fai qui? In qualità di insegnante mi preoccupo sempre degli studenti un po' ribelli. Ricordi cosa hai fatto? Cosa? L'hai dimenticato o non vuoi ricordare? Lei... Sono un innocuo foglio di carta, giusto? Invece io sono morta, lui è morto e molti altri studenti smorirono. Era lei? Lei mi ha causato un sacco di problemi, mi ha fatto impazzire. A volte quando si commettono degli sbagli non riesci più a tornare indietro. Come osa? È stata tutta colpa sua. Lei ha rovinato tutto. Se avevi un problema, perché non me ne hai parlato? Silenzio. Se lei se ne fosse andata... Non ho letto, ragazzi. Oddio. Ok, forse sta ragazza ha fatto una strage, ragazzi. Non lo so. Vedremo. Così sembrerebbe. Se lei non fosse qui, tutto andrebbe bene. Ok. Non corre, ragazzi, cammina e basta, eh. Qui cosa c'è? Giudice Cheng Huang. Mia mamma ama portarle tutti i suoi problemi e preoccupazioni. Cosa questa che io ritengo inutile, ma... A volte non c'è nessun altro a cui rivolgersi per chiedere aiuto.
qui cosa c'è? Le mani giunte, una silenziosa preghiera, ecco le mie domande. Io, Feng Reishin, invoco la sua guida. Interrogala sull'amore, sul futuro, sulla famiglia. Sul futuro? Sul futuro, intanto. Sarò in grado di vivere una vita facendo le mie scelte, seguendo quello che mi dice il cuore? Yang Pu, la risposta che ride. Ah, posso solo affrontare la realtà obbedientemente e aspettare finché Dio solo sa quando? Non ho altra scelta. Sull'amore, dai, perché si è incantato, ho dovuto ripremere. Sarò in grado di vivere una vita normale con chi amo e avere una famiglia? Yin Pu, la risposta che piange. Non creare, non cercare ciò che non può esistere. Ah, questa è una richiesta semplice. Era una richiesta semplice. Sai essere davvero crudele. Ok. Voglio anche chiederle. I miei genitori che litigano sempre, avranno una seconda possibilità di stare bene insieme? Yang Pu, la risposta che ride. È inutile piangere sul latte versato, è proprio così. Ma era la mia famiglia. Mia mamma e quella persona sorridevano e ridevano insieme. Ho forse chiesto troppo, la vita è solo un tormento senza fine, oppure è tutta colpa mia? Risposta divina. Quindi è tutta colpa mia. Ok. È tutta colpa sua. Molto bene. La giovinezza non dà quasi mai una scelta, ti spinge nella solita routine finché non svanisce l'innocenza. Sono diventata un cavallo di legno nella giostra della vita, una matassa aggrovigliata di emozioni senza vita. Infusa di frenetica energia, roteo sempre più rapidamente. Camminiamo? Ragazzi, che rumori inquietanti comunque. Prendiamo questo. Comunque guardiamo. Una radio. Sembra che lo statico nella stanza venga da qui. Forse posso ascoltare qualcosa se la regolo meglio. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Vediamo. Scorriamo fino alla fine. Vai, 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 vai. Pianino, pianino. No, qui non c'è niente. Torniamo indietro. Vediamo che dobbiamo fare. L'atmosfera nella stanza è cambiata. Ok, usciamo? Oh! Qui cosa c'è? Non ho salvato comunque, ragazzi, mamma mia. Un porcellino salvadanaio. È andato in mille pezzi. Avrei dovuto salvare prima. E magari salutarci qua. Non posso farci niente con questo... No. Per ora. Il letto è capovolto, tutto capovolto. Posso uscire? Qui cosa c'è? C'è una pozza d'acqua limpida per terra. Cioè praticamente è tornata qua. Inquietante questa cosa.
Entriamo dappertutto noi. Vediamo qui. Provo a mettere un'altra canzone, ragazzi. Con quest'altra canzone ci sono cose nuove, tipo il porcellino. Un porcellino salvadanaio. Occhioni rotondi in attesa di essere nutrito. Ok. Buono. Almeno è cambiato qualcosa. Vediamo com'è di là. Qui non c'è altro. No. Proviamo. C'è qualcuno in casa. Non so se ci piace questa cosa. Ho sempre pensato che mia mamma fosse una classica casalinga. Non si lamenta nemmeno quando viene maltrattata. Non mi piace per niente. Non c'è modo di tornare ancora nel passato. E lui? All'epoca, a parte gli ultimi anni, papà non beveva mai a casa. Mi mancavano quei giorni quando scherzava e mi raccontava delle storie. Qui non c'è altro. Andiamo di qua? Qui c'è qualcosa. Un bicchiere per il succo di frutta. Ok? Non possiamo fare niente? Qui possiamo spegnere la luce, possiamo andare di qua. Molto molto inquietante. Prova a spegnere la luce. Allora. Mi segno questa cosa qui, ragazzi. Prova ad andare di qua. La porta è chiusa a chiave. C'è una strana scritta sulla porta. Incontro la persona giusta al momento giusto. Ok. La persona giusta al momento giusto. Aspettate. Chiudi, spegni un attimo. Oh, qui c'è qualcosa. Che diamine significa? Torna indietro. No, aspettate, aspettate. Prendi qua. Un bicchiere per il succo di frutta brilla dolcemente, quasi malinconamente. Ok. Bicchiere pieno. Puoi berlo tu? Non serve a niente. Non credo che possa berlo lei, vero? Aspettate. No. Ricontrollo questa porta qua. No, non sa mai che cambino le cose. Ok, qui non c'è più nessuno. Volano i piatti. Bene. Bene, bene, bene. Ci piace. Ci piace, oddio, non è che ci piaccia tanto in realtà, però. Torniamo indietro. Qui non possiamo fare niente, vero? Si sa mai. No. Torniamo indietro. Usciamo. Allora, provo a buttare, ecco. C'è una pozza d'acqua limpida per terra. Oddio, non è più tanto limpida. Dovrebbe essere cambiato qualcosa? Penso di sì. Proviamo. Io direi di spegnere la luce e vedere cosa cambia. Eccoli, bisogna andare qua. E poi qua. E poi qua. Poi torniamo indietro e andiamo qua.
Torniamo indietro e andiamo qua. Ok, andiamo avanti. Speriamo ci faccia salvare, che prima ho fatto la sciocchezza di non salvare. Che cosa c'è? C'è una nota sul pavimento. Aggiunto al quaderno, volantino di un investigatore privato. Vostro marito vi tradisce? Torna a casa tardi la sera? Noi siamo degli specialisti nel pedinare la gente. Sembra il volantino di un'agenzia di investigatori privati. E c'è questa scimmia. Non vorrei che adesso il nuovo mostro sia qualcuno tipo che ci pedina. Vediamo. Di qui cosa c'è? C'è un'altra porta, ma andiamo prima qua, ovviamente. Ok. Sono tipo appesi comunque. All'epoca, mentre me ne stavo a letto, potevo sentirli parlare attraverso le pareti. Un tempo erano molto legati. Non so dire quando smisero di parlare per chiudersi in un profondo silenzio. Più avanti papà iniziò a tornare a casa solo se era ubriaco fradicio. La mamma si raggomitolava in un angolo cercando di nascondere le lacrime. Molto bene proprio, eh. Qui cosa c'è? È tipo una porta, me la segna come una porta. Infatti. Allora, le lancette, l'abbiamo visto prima coi quadri che c'erano insanguinati. Questo era tipo così.